Ok, ci siamo. Che durante questo venerdì nero potete dormire fino a tardi. Da tutta la regione, rendendo il venditore lo definiscono il super. Ciò con 140 milioni di dollari in contanti che passeranno di mano in mano alla fredda parte. Sai che puoi arrivare per primo. Previsti nei negozi. L'influenza stagionale in anticipo è già iniziata. Si tratti di una variante sconosciuta. C'è talmente casino che non mettevano neanche i sottotitoli. È un'altra dura realtà. Mi sentivo un po' strana e così ho deciso. Questa è l'epidemia. I quotidiani ci sono segnalazioni non confermate di un'epidemia. Siamo preparati per una lieve epidemia di vaiolo. Guardia nazionale diretta un lieve. I punti sono chiusi, là fuori c'è la guerra. Il vaiolo è un pericolo reale. Morti dell'AIDS, più dell'epoca. Ci sono abbastanza vaccini per. Fermo subito. Non è una situazione di emergenza. Una città americana completamente noto isolata. Come veleno verde. Central Park è diventato un punto di sepoltura di massa. Mamma mia, vedere queste scene è incredibile. Sembra tutto reale. Gli abitanti di New York chiedono qualsiasi unità disponibile. Incendio a Houston e oh, raga. Questo gioco qui mi sa che mi gaserà da matti. Downgrade pesante, devo dire, ma si era già visto anche dalle varie beta che avevano rilasciato. Downgrade quasi esagerato, devo dire. Guarda te, guarda che si parte subito con la creazione del nostro personaggio, ma allora io direi proprio uomo. Si lancia dito per l'uso. Allora lui, subito non si sarebbe trattato. Ho identificato in questo mio credito. Sono un po' notata, come vedete, giochi azzurri. Vai, lo conto. Oh, questo è fissimo, vai, mi chiamo, guarda, biondo. Ai, via, basta. Si vuole, ti dice, 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 così? Ah, ok. Preuscito. Passa l'arma di fianco. Prime due volte triangolo per impugnare l'arma di fianco. Ah, ok, perfetto. Prova di fuoco riuscita. Grazie. Ok, se tengo premuto L3 mi fa anche una bella corsetta infinita, per fortuna, perché vedere uno che si stanca non ne ho voglia. Guarda qui tutti. C'è tutta la gente online, pazzesco. Oddio, un vomito. Stiamo perdendo il quartiere. I riottosi avanzano, stanno venendo da questa parte. Ci serve della gente lì. Non hanno chiamato solo me. Sono Fei Lau della divisione. Sono stata attivata insieme a te. Parte della seconda ondata. Non so che cosa sia successo alla prima ondata, ma purtroppo abbiamo ancora molto da fare. Ok, abbiamo missione secondaria, ordine blu che salva i civili o trova la scorta di morfina. Va bene. Dove le trovo? Ah, questa è una missione secondaria. Trovo le scorte di cibo rubate, va bene. Quindi queste qui in grandi sono secondarie. In quanti sono qua? C'è solo quello? Ehi, hey, hai dei soldi? Ah, ma che orologio è quello? Chi è che ci spara? No, no, ma che okay. Eliminiamo il capo! Ah, sì! Ce n'è ancora? Vabbè, queste prime missioni dovrebbero essere, credo, abbastanza semplici. Bisogna fare attenzione che non ci sia troppa gente in giro per farti il culo, ecco. Guarda, mi avvicino ancora un po' perché... Ok. Sicurezza. Nemici neutralizzati. Ok. Ce la vengono a prendere probabilmente. Ah, eccoli, 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 eccoli. Dovevi portare rimpatri. Ah, stai zitto, voilà. Proviamo con la pistolina qua come andiamo.
riusciamo, dai. Non va male. Ottimo lavoro, agente. Porteremo quel cibo ai bisognosi. Sono contento, ragazzi. Ora, finita questa missione, direi che possiamo guardarci un attimo le impostazioni. Allora, questa è la mappa. Quindi abbiamo la leggenda. Panoramica missione. Infatti adesso abbiamo salva i civili, che è un'altra missione secondaria. Tutto. Matchmaking e informazioni. Ok, abbiamo un po' di informazioni varie per la mappa. Quindi se io spingo start, invece options, vabbè. Abbiamo la gestione del gruppo, di nuovo la mappa, le notizie, che quello è l'Ubi Club, come si chiama. Poi abbiamo le abilità, abilità disponibile. Sono disponibili delle abilità. Le abilità ampliano le tue opzioni tattiche. Quindi abbiamo le abilità di medico, tecnologico e sicurezza. Le prime che possiamo sbloccare per quanto riguarda il medico è un impulso, che è quello base praticamente. Invia un impulso che identifica i nemici e alleati attraverso pareti e ripari. Poi abbiamo base pronto soccorso, cura tutti gli alleati a breve distanza. Questo potrebbe essere interessante comunque. Stazione di supporto, piazza una stazione di supporto in grado di curare e rianimare gli alleati. Qui dopo si va alla grande. Per quanto riguarda il tecnologico, abbiamo una bomba adesiva. Spara una bomba con un detonatore a distanza che aderisce alla maggior parte delle superfici. Qui abbiamo una torretta, una mina ricerca e collegamento tattico. Aumenta i danni e le probabilità di colpo critico degli alleati nelle vicinanze. Poi abbiamo sicurezza. Questo è uno scudo balistico. Poi abbiamo riparo intelligente, rinforza un riparo. Base, riparo mobile. Crea un riparo temporaneo. Ma io andrei una per volta. Andrei col medico e assegniamolo a questo slot, che per il momento credo sia ci sia solo questo. Quindi non posso sbloccare più nient'altro, vero? Ok, no. Poi abbiamo l'inventario. Abbiamo delle corazze. Sicuramente qui potremmo vendere un sacco di roba. Qui mi sto equipaggiando un po' quello che mi fa salire di la corazza. Per arma per il momento abbiamo solo questa, non abbiamo trovati. Ottimo, perfetto, abbiamo fatto anche lo spostamento rapido. La mia preoccupazione era infatti quella che non ci fosse lo spostamento rapido. Farsela tutta di corsa sarebbe stato un trauma, sinceramente. Lo spostamento rapido un po' lento in realtà, perché con quel caricamento un po' fastidioso forse, però ci sta. Agente, c'è una richiesta di aiuto da uno dei distretti di polizia che abbiamo usato come punto di distribuzione. Sono sotto attacco dei ribelli. Pare che vogliano scambiare gli ostaggi con della droga. Devi entrare, eliminare la minaccia al distretto e liberare gli eventuali ostaggi. Va bene, sarà fatto. Ah, questi mi vengono incontro. Ottimo. Quindi abbiamo anche quelli che escono proprio così a alla morte. Allora, morto, perfetto. Sono in debito con noi. Se io sparo a... Ottimo, ottimo. Ti ho fatto prendere fuoco. Occhio, occhio, che c'è la granata, frate. Porca troia. Sono un po' rincoglionito. Attenzione, nemici in arrivo. Oh, una scatoletta di cibo. Praticamente con le scatolette di cibo io posso... Se trovo delle persone che sono in difficoltà in strada, posso aiutarle. Ci sono un sacco di oggetti comunque, ragazzi. Mi piace questa cosa all'interno degli edifici. Un sacco di oggetti che comunque rendono bene. Se io sparo la TV... Non si... Si è spaccata? Sì. Perfetto. Ora, adesso abbiamo veramente molta roba da raccogliere qui. Un'ottima corazza potenziata. Non male, devo dire. Ottimo lavoro, agente. Brooklyn è perfetto. Manhattan è un'altra storia. Ma devi vederla con i tuoi occhi. Ho ancora qualche agente con me. Ci incontriamo con l'agente Lau e sorvoliamo la zona insieme. Qui comandante Chang, chiudo. Ottimo. Ah, abbiamo il tutorial per le armi. La statistica DPS indica i danni per secondo inflitti dalle armi.
Selezionando un'arma nell'inventario si apre una finestra dettagliata con statistiche e caratteristiche di utilizzo. Per confrontare un'arma con quella equipaggiata, entra nell'inventario e premi triangolo, ricevuto. Quindi mi fa anche un confronto, se non sbaglio. Abbiamo questa, qui abbiamo un M4, ragazzi, non male. Velocità di ricarica non è molto importante in realtà, perché non diminuisce di molto, è importante, ma diminuisce di molto. Poi abbiamo anche una corazza nuova e io direi che la possiamo utilizzare, così siamo belli protetti e si va. Beh, abbiamo fatto 3-4 missioni importanti, amica mia. Siamo morti, diciamo. Un colpetto di scena così ci stava. Beh, stanno arrivando con un altro elicottero almeno. Oh, non lasciatemi qui. Il gioco, ragazzi, che mi sta intrigando moltissimo. A me questo genere di giochi piace. Piace, piace. Non mollare! C'è già qualcosina che mi ha un po' colpito. Ascolta, in maniera negativa. Andrà tutto bene. Come un paio di bug. Stai decisamente meglio di me. Merda. Sì, tu hai perso un occhio. L'esplosione ha ucciso il comandante. Abbiamo un lavoro da fare e lo faremo. È solo che... Atterreremo tra un minuto. Dovreste iniziare a vedere la città alla mia destra. Vediamo un po'. The Division. Tutto distrutto, ragazzi. Ma ci riprenderemo la nostra città. Non ti preoccupare, non ti sbagli. Guarda che figata, ragazzi, queste divise sono bellissime. Benvenuti a Hudson Pierce. Non so cosa sia il cambio di inquadratura, come se fosse proprio una telecamera, un film. Una maledetta zona di guerra. Quindi chi comanda qui? Il capitano Benitez è a capo dell'evacuazione al Madison Square Garden. Abbiamo perso i contatti con la sua squadra. Se non lo sentiamo entro domani, ce ne andiamo. Nessuno si ritira, ci riprendiamo la città. Prenditi quello che ti serve, poi ti raggiungo. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Grazie. Ok. Andiamo a stabilire la base operativa. Prima di fare ulteriori missioni voglio andare alla base, se possibile. Che cerca di aiutare. Porca miseria, ragazzi. Devo mettere in sicurezza la base operativa. Oscar, ci serve aiuto sulle scale. Martinez, muoviti sui fianchi. Su, su, su. Ok, dai, raga, si fa facile questa, dai. Non è niente di complicato. Non è niente di quello... Oh, là c'è un po' più... peso. Ah, questo è un nemico. Mannaggia me. Ottimo. Centrale, la situazione all'esterno è sotto controllo. Il mio rapporto ufficiale, la divisione ci ha salvato il culo. Posso entrare? Perfetto. Siamo nella base operativa, ragazzi. Sistemi d'aerazione e purificazione attivi. Livelli di contaminazione diminuiti. Ok, ragazzi, questa è la nostra zona base operativa. Agente, dobbiamo avere una base che funzioni e dimostrare ai newyorkesi che la città sta rinascendo. La nostra base operativa ha del potenziale, ma ora come ora non vale niente e non ci sono uomini. Per renderla più efficace ci servono persone valide. Dei dottori. C'è una virologa che gestisce un ospedale da campo al Madison Square Garden, ma l'intera zona è a puttane. Con lei potremo far funzionare le strutture mediche. Senza di lei... Il comandante della JTF Benitez è in missione e non raggiungibile. Riportalo qui. Deve organizzarci un dipartimento della sicurezza e alzerà anche il morale. Dobbiamo anche ripristinare i servizi di base. Ci serve corrente e le informazioni della rete. Qualcuno se ne stava occupando, ma ha avuto dei problemi con il collegamento. Senza di lui, niente corrente. Infatti, ragazzi, questa è praticamente la base operativa. Inizialmente non c'è nulla. Noi, facendo le nostre missioni primarie e secondarie, potremo portare miglioramenti a questa base.
Per esempio, dipartimento medico. Il dipartimento medico è allo sbando al momento. Quando avremo la virologa potremo formare uno staff, indagare sulle origini del virus, ottenere altre risorse. Per i civili, ma anche per noi. Tipo questa dovrebbe essere. Sì, scorta d'acqua, esatto. Scorta di tipo medico, dopo con determinate scorte io posso fare dei miglioramenti, posso sbloccare dei miglioramenti. E lo stesso vale per altre sezioni della base operativa. Il Dipartimento della Sicurezza ha bisogno di attenzioni e del Capitano Benitez. La JTF lo ama. Può mobilitare le truppe e darci i dati e la potenza di fuoco per eliminare i nemici nelle strade della città. Di sicuro il Dipartimento Tecnologico ha visto giorni migliori. Ma se riesce a riportare Rhodes, penso che lui potrebbe fare qualcosa. È un ex mercenario, se non erro. Sa più cose di quanto sembri. Può rivelarsi molto utile. Le abbiamo per usare tutte e tre, adesso andiamo a incontrare la nostra amica. Abbiamo attivato la base operativa e adesso direi che siamo sul pezzo, ragazzi. Possiamo incominciare a fare di tutto e di più. Di tutto e di più, veramente. E io direi che possiamo anche andare tranquillamente. Allora, io direi di andare a fare delle missioni per le scorte. Ho fatto 6 anni di medicina. I riottosi stanno prendendo il controllo di Madison Square Garden. La JTF e il CERA usavano il posto come ospedale da campo, ma poi è arrivata gente armata. Ora hanno in ostaggio il personale medico. Hanno in ostaggio la dottoressa Kendall e il suo staff. Porca troia! Il personale ci serve alla base per mettere in funzione il dipartimento medico. Ok, qua c'è il sistema di sicurezza. Usiamo la tastiera. Ah, qua c'è un bel punto, Vediamo cosa trovo. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra che la Kendall e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. È per questo che sono ancora vivi. Ma se io provo a farlo stealth, come la vedete voi? È qui, forza! Porco Giuda! Iniziano ad essere tanti. Occhio, raga, siamo in una brutta situazione. Ma quest'arma ci sta aiutando molto. Quindi può aiutare. Ottimo, perfetto. Kendall è di sopra con il suo staff, nella cucina di Cobis. Se recupero la dottoressa, poi dopo vi posso far vedere anche qualche sbloccaggio nella base operativa. Inizio proprio a divertirmi. Dai, 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 dai! Voi non vi preoccupate che... Io sono contento di quello che ho fatto. L'importante è che non mi prendano... alle spalle. Ah, ok, che qui siamo completamente da soli. La ricarica dell'arma è molto importante, devo dire. Ok. Dovrebbe essere... Ah, ne arrivano ancora, eh? Perfetto, però. Occhio questo qui che ci viene incontro. Perfetto, andato. Perfetto. La porta è sotto attacco dal tetto. Non può muoversi finché non vai lassù a uccidere l'artigliere. Guardate che bello, siamo proprio sopra allo stadio. Scorta Alfa, abbiamo un agente sul tetto. La Kendall vi ha raggiunto? Affermativo, è appena arrivata con il suo staff. Se riuscite a liberarci dai nemici sul tetto, possiamo portarvela in sicurezza. Ok, ragazzi. Andato. I medici sono in salvo. Abbiamo la Kendall e tutto il suo staff. Molto bene. Molto bene. Buon inizio, agente. Sarebbe stato tosta. Bello poter lavorare prima con te. Saremo comunque un'ottima squadra. Al tuo ritorno alla base parleremo con la dottoressa Kendall per capire cosa può fare per noi. Ok, tutorial. Attributi principali. I 3 attributi principali di un agente sono armi da fuoco, vigore e elettronica. Aumentano rispettivamente danni, arma, salute e potenza abilità. Gli attributi principali cambiano in base all'equipaggiamento usato.
Trova quello giusto per aumentare danno arma, salute e potenza abilità. Slot abilità disponibile, perfetto. Ce n'è un altro. Io direi tecnologico. Ottimo. Abbiamo sbloccato il dipartimento medico. Quindi andiamo qua. Per ogni dipartimento sono disponibili 10 potenziamenti. Le scorte del dipartimento sono utilizzate per costruire i potenziamenti del dipartimento omonimo. Puoi ottenere scorte al dipartimento medico completando missioni mediche e incontri medici. Ogni potenziamento costruito fa avanzare la percentuale di progressi di un dipartimento. Ok, mi fa potenziare la clinica. Le migliorie sono magnifiche. Se sopravviviamo, voglio che lavori nel mio laboratorio. Ok, possiamo attivare nuove abilità come la farmacia. E ogni potenziamento ha praticamente un'abilità. Io faccio il supporto psicologico, ragazzi. Perfetto. Abbiamo finito adesso le risorse. Quindi per modificare, per migliorare altre abilità. Abbiamo abbastanza personale per occuparci della gente. È perfetta per noi. Ci proviamo. Quindi questo chi è? Il supporto psicologico. Il centro per il supporto della crisi è molto importante. Va bene preoccuparsi della salute Bellissimo fisica dei cittadini, ma non dimentichiamo i traumi psicologici. Bellissima sta cosa, ragazzi. Mi fa impazzire. Ok, qua ci sono tutte le altre unità, quindi io direi di andare a fare missioni per quanto riguarda altre cose sbloccabili.